Benvenuti cari amici alla 478esima conferenza di formazione militante a cura della comunità politica ed umana della CAP dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Innanzitutto ringrazio molto tutti i convenuti e anche il relatore di oggi, l'amico dottor Silvio Andreucci, che ci onora per questa conferenza mensile, ormai una gioiosa abitudine per il nostro gruppo. Sono molto contento anche di poter significare che il lato destro di quest'aula è stato intitolato l'altro giorno a Giorgio Pini, e lato destro di quest'aula che è gestito dal Cuneo d'Avanguardia, quindi ci felicitiamo con loro per avere finalmente denominato il luogo dove gestiscono ricerche, passioni e voglia di libertà. Ora, con estremo piacere, cedo la parola al dottor Silvio Andreucci, che ci parlerà oggi di aspetti politici del pensiero di Joseph de Maistre, luci e ombre. Prego. Buonasera a tutti, innanzitutto. Dunque, lo scorso mese, in una sorta, diciamo, di brevissimo preambolo a questa conferenza, tu, Pier, giudicasti in sintesi la visione del conte de Maistre, un tradizionalismo in qualche modo da recepire con cautela, con granus salis. Il nostro amico dottor Giovanni Morra poi palesò invece piuttosto l'irrilevanza, se non l'estraneità del de Maistre rispetto al suo percorso di interessi. Eppure de Maistre, paladino dell'alleanza sacra fra trono e altare, difensore della Santa Inquisizione, massimo teorizzatore, o comunque uno dei massimi teorizzatori del tradizionalismo cattolico ultramontano, del primato della monarchia assoluta pontificia su tutti i domini temporali, geloso custode dell'ortodossia cattolica di fronte alle aberrazioni del secolo dei lumi. Ancora, de Maistre, convinto assertore del diritto divino dei sovrani, nonché dell'idea che ogni società debba fondarsi sulla tradizione storica del cattolicesimo, pena la dissoluzione. De Maistre, dunque, confutatore, vuoi della russoiana teoria dello stato di natura, vuoi delle moderne teorie contrattualistiche sull'origine dello Stato. Quella R maiuscola diabolica, comune denominatore della triade rinascimento, riforma, rivoluzione, che ha distrutto lo spirito comunitario medievale e gettato le società nell'individualismo e atomismo sociale. Questo de Maistre non solo aveva il diritto, ma soprattutto il dovere di dirlo. Questo almeno era il de Maistre familiare a me, come a tanti studiosi del suo pensiero che hanno unilateralmente posto la loro attenzione sulla sua ortodossia cattolica, omettendo di approfondire un altro aspetto legato alla sua propensione per l'esoterismo e frequentazione di conventicole massoniche, soprattutto legate al martinismo, ma anche ad altre correnti, come vedremo. Poco più di 2 anni fa cominciai a leggere l'opera L'esoterismo di padre Curzio, che in qualche modo mi risvegliò dal sonno dogmatico di un acritico a prioristico entusiasmo nei confronti delle posizioni del conte savoiardo. Naturalmente bisognerà anche mettere in conto in qualche modo una certa antipatia preconcetta di padre Curzio nei confronti di de Maistre, ma tant'è insomma. Tanto più mi soffermavo sul profilo del de Maistre tratteggiato da padre Curzio, quanto più in qualche modo maturavo spiritualmente e crescevano le mie riserve polemiche nei confronti del conte savoiardo, che l'opera Esoterismo mi ha indotto ad approfondire la mia prospettiva, svelando aspetti del pensiero maestriano prima d'ora ignoti o comunque non problematizzati. Come legittimare la coesistenza e demersa di 2 aspetti, l'apologia della tradizione cattolica e l'esoterismo martinista, l'ossequio all'ortodossia cattolica e l'iniziazione? Si configura dunque forse una sorta di doppia verità? O peggio, una vita in partita doppia? Oppure la concessione del de Maistre configura una peculiare teologia della storia? Un'altra rilevante questione. La frequentazione delle conventicole esoteriche ha interessato soltanto la fase iniziale dell'attività del savoiardo, come propensa ad esempio a credere Gianfreda Marconi, dalla cui opera Prospettiva e problemi di una
filosofia tradizionalista edita da Marzorati, ho tratto molti spunti per questa disanima? Oppure questo spirito e predisposizione all'esoterismo è costante e presente anche dopo i 60 anni, come invece è propenso a credere padre Curzio? Prima dell'inizio del nono colloquio, delle serate di Pietroburgo, del 1809, la più grande opera filosofica del De Maistre, il conte mostra ai propri interlocutori, cioè il senatore Cavalieri, enormi volumi pieni di improvvise illuminazioni. Adesso vediamo cosa sono quelle improvvise illuminazioni. Detti volumi non sono altro che i manoscritti del De Maistre per lo studioso Emil d'Hermingen, peraltro, essi sono importantissimi perché consentono di conoscere l'aspetto esoterico del pensiero maestriano, aspetto che invece non configura nelle opere destinate al pubblico. Per il d'Hermingen, questo sodalizio tra tradizionalismo cattolico ed esoterismo avrebbe consentito al conte savoiardo di raggiungere una sintesi estremamente originale e feconda. Oltretutto il De Maistre si sarebbe cautelato, conciliando diciamo la propria concezione esoterica con l'obbedienza, diciamo tra virgolette, alla Chiesa cattolica. E quindi diciamo che l'esoterismo rimane soprattutto, configura soprattutto nei manoscritti che sono rimasti inediti. Invece la concezione ortodossa cattolica, soprattutto nelle opere rivolte al pubblico, nelle opere destinate al pubblico. Vorrei ora tentare di dare risposta ad alcune questioni poste poc'anzi. De Maistre è stato seguace del martinismo durante tutto il suo processo spirituale, oppure si è trattato soltanto di una parentesi, di una fase transitoria del suo percorso? Innanzitutto, prima di rispondere a questa domanda, diciamo qualcosa sull'assetto del martinismo. Il martinismo deriva il suo nome da Claude de Saint-Martin, assertore di un esoterismo raffinato praticato ancora oggi in molte città del mondo. Il Saint-Martin aveva preso le distanze dal Willemus e dal Martinez. Infatti bisogna distinguere martinismo da martinesismo. Martinismo risale a Saint-Martin, martinesismo risale a Martinez. Volendo sostituire alla pratica magica teurgica una pura e raffinata mistica per penetrare nel cuore di Dio, il Saint-Martin ha preso le distanze dal Willermos e dal Martinez. In realtà si tratta di una pseudomistica, di una pratica di autodivinizzazione, basata sul concetto panteista secondo cui Dio è immanente all'uomo. Sempre il martinismo promuove la risoluzione delle religioni rivelate in una tradizione sincretica primordiale, accessibile solo ad alti iniziati. Il Goyot, citato da padre Curzio in esoterismo, offre fondati indizi a supporto della tesi secondo cui le logge martiniste avrebbero costituito per il De Maistre una vera e propria scuola durante tutta la vita, non soltanto in una fase iniziale del suo pensiero. Non sarebbe lecito credere che De Maistre avesse aderito a tali logge solo da giovane, quando il processo del suo pensiero era ancora immaturo. Il Goyot, assieme al d'Hermingen, al Fèvre, al Vermal, a tutti quei privilegiati, diciamo, che hanno avuto modo di accedere ai manoscritti inediti, sostiene che, quindi, che la concezione esoterica del De Maistre caratterizza tutta la fase della sua attività, tutta la fase del suo pensiero. Per quanto riguarda la pensée religieuse de Joseph de Maistre, d'après des documents inédits, riportiamo questo passo molto significativo. Nel 1811 de Maistre manterrà l'opinione che la massoneria pure semplice, come ancora esiste in Inghilterra, non ha nulla di cattivo in sé. Le logge martiniste furono per De Maistre una scuola. In tali logge aveva sentito parlare di un cristianesimo trascendente, che sarebbe stato una vera iniziazione, che era ancora accessibile agli addetti di buona volontà.
che avrebbe unificato le diverse confessioni religiose sotto un capo che risiederebbe in Gerusalemme. Diciamo ora qualcosa in merito alla natura dell'esoterismo massonico del conte Savoiardo. La versione del De Maistre era nei confronti della concezione massonica sorvessiva, quella materialista rivoluzionaria, professata dagli illuminati di Baviera del Vescheltu e dai club parigini, veri responsabili della sorvezione dell'89. Il De Maistre era invece tutto sommato accondiscendente verso la massoneria, diciamo tra virgolette, di destra, controrivoluzionaria, quella diciamo originaria di rito scozzese. Tra gli inediti contenuti negli archivi di casa De Maistre è di fondamentale importanza la Memoire au Duc Ferdinand de Brunswick, gran maestro della massoneria scozzese di stretta osservanza, questo Duca Ferdinand de Brunswick. Scrivendo al Duca, infatti, De Maistre afferma che non sarebbe da respingere la massoneria tout court, ma la sua degenerazione, il suo scostamento dal cattolicesimo e sodalizio con il giacobinismo, con la sorvezione, con l'anticlericalismo e più in generale con tutta la filosofia della rivoluzione. Anzi, la massoneria originaria sarebbe stata cattolica, diceva il De Maistre al conte, per cui la massoneria stessa affonderebbe persino le proprie radici nella religione cattolica. A detta sempre del De Maistre, sarebbe quindi possibile la coesistenza fra una fede massonica naturalmente epurata, diciamo, da tutti i conati sovversivi e rivoluzionari e l'ortodossia cattolica. La massoneria degenerata avrebbe trovato la salvezza solo a condizione di riallacciarsi al cattolicesimo in funzione controrivoluzionaria, solo a condizione di ritrovare le proprie radici scozzesi. Per questo Dermagem aveva potuto affermare che nel conte Savoiardo ortodossia cattolica ed esoterismo coesistevano, tra virgolette, in una sorta di sintesi feconda e originale. Possiamo confutare, a mio avviso, coloro che ritengono che il passato massonico del De Maistre appartenga soltanto a una primitiva fase della sua concezione. Questa era anche l'opinione di suo figlio Rudolf De Maistre, che era stato anche il suo biografo. Quindi non possiamo pensare, insomma, che il passato massonico del De Maistre appartenga soltanto alla sua fase iniziale e matura del suo pensiero. Riportiamo, diciamo, per addurre qualche prova fondata di questa tesi, un passo dell'undicesimo e ultimo colloquio delle serate di Pietroburgo. De Maistre qui è sedicente illuminista, è reo confesso, diciamo tra virgolette, perché aveva addirittura definito nel 1820, quindi un anno prima di morire, un corso completo di illuminismo. Dice il senatore in questo undicesimo ultimo colloquio: non posso ascoltare senza irritarmi alcuni sventurati gridare all'illuminismo appena odono una parola che supera la loro intelligenza. Oggi più che mai dobbiamo occuparci di queste alte speculazioni, perché dobbiamo tenerci pronti per un avvenimento enorme nell'ordine divino, verso il quale stiamo avvicinandoci a una velocità sempre più forte che deve impressionare tutti coloro che lo osservano. Con questo avvenimento enorme, il senatore alludeva all'avvento, al presunto avvento imminente di un rinnovamento dello spirito. Egli tiene dunque a distinguere tra illuministi e illuminati. I primi illuministi professano la filosofia della rivoluzione, sono sovversivi e materialisti, e quindi la loro posizione va respinta. I secondi, gli illuminati, sono invece gli iniziati a quella tradizione primordiale che risolve e coagula in sé tutte le antiche tradizioni, nonché tutte le religioni positive. La disposizione del conte Savoiardo non può qui non lasciare sconcertati. Pubblicamente e attraverso scritti destinati al pubblico si mostra palatino dell'ortodossia cattolica più rigorosa, che salda con l'ideologia controrivoluzionaria, con legittimismo monarchico, con l'antiliberalismo e l'antisocialismo.
interiormente, nel foro interiore della propria coscienza, professa invece l'esoterismo, attraverso sempre l'opera di Padre Curzio, che è una preziosa fonte di documentazione sulla natura del tradizionalismo mestriano. Sappiamo che il conte Savoiardo subì non solo l'influenza del martinismo, che rimase pressoché inconcussa per tutta la vita, ma anche di altre forme di pseudomistica, Fénelon, Ramsay e ancor più Willermoss, massimo esponente del misticismo e della libera muratoria lionese, questo Willermoss. E infine, non ultimo, subì l'influenza da parte di Gioacchino da Fiore. Sull'influsso esercitato da Gioacchino da Fiore diciamo adesso qualche parola. Il mondo circostense medievale, monaco circostense medievale, pardon, Gioacchino da Fiore, ha dato origine a quella corrente chiamata gioachimitismo. Questa pseudomistica, che non ha nulla a che vedere con l'autentica mistica medievale di Pietro Livi, di San Bonaventura, questa pseudomistica annuncia l'avvento imminente di un rinnovamento dello spirito come perfezionamento del cristianesimo stesso, rigenerazione radicale della società, per cui la Chiesa cattolica istituzionale solo apparterebbe a questo punto a una fase traditoria, transitoria. De Maistre, a ragione, può essere considerato indiretto discepolo di Gioacchino da Fiore. Possiamo constatare l'influsso gioachimita sin dalla primavera opera del Savoiardo, Le considerazioni sulla Francia del 1796. In essa egli annuncia appunto l'ipotesi di un avvento imminente di un cristianesimo ringiovanito, tra virgolette, quale antidoto alla degenerazione cagionata dalla barbarie rivoluzionaria. Quindi un cristianesimo perfezionato, ringiovanito, come antidoto ai mali del secolo. Il percorso della teologia della storia dal De Maistre può essere in qualche modo ricostruito secondo queste fasi. Il male di cui soffre la Francia di fine Settecento solo parzialmente può essere addebitato alle trame occulte dei club parigini. Esso soprattutto si spiega attraverso un piano provvidenziale divino, nonché come castigo divino. Ma al tempo stesso, questa era degenerata di fine Settecento è anche preludio dell'avvento di una nuova era. Insomma, la rivoluzione francese solo parzialmente può essere interpretata in termini di cospirazione antimonarchica. La restaurazione del cattolicesimo istituzionale è negazione di quei due momenti che esprimono la degenerazione al mondo moderno, che non possono non portare in ultima analisi alla catastrofe, il liberalismo e il socialismo. Ma, punto terzo, il cattolicesimo istituzionalizzato è a sua volta destinato a essere oltrepassato in una nuova era, quella del rinnovamento del cristianesimo stesso. In realtà, come già accennato, non è altro questo rinnovamento del cristianesimo che la rivitalizzazione di una tradizione primordiale, comprendente tutte le tradizioni pagane, e in cui risolvere in maniera sincretista il cristianesimo stesso. A proposito, il De Maistre stesso parla fumosamente di una rivelazione della rivelazione. Possiamo arrivare dunque ad alcune conclusioni per quanto riguarda questo lavoro. Mi sarebbe piaciuto approfondire altri aspetti, ma per ovvi motivi di sintesi purtroppo non è stato possibile. De Maistre, quello esoterico paladino dell'ortodossia cattolica, e quello esoterico seguace di Saint-Martin e di Gioacchino da Fiore, ma anche caratterizzato da interessi nell'ambito della magia e della teurgia. Due volti dunque differenti del De Maistre. È certo che senza le ricerche di studiosi come il Goyot, il Vermal, il Dermingham e il Fèvre, che hanno potuto avere accesso a manoscritti inediti custoditi presso l'archivio di Casa De Maistre, non sarebbe stato possibile la conoscenza dell'aspetto meno noto del De Maistre, la sua predisposizione all'esoterismo. È pressoché certo che questa inclinazione all'esoterismo ha caratterizzato
non solo la fase primitiva, ma tutta l'attività del De Maistre, a partire dall'opera del 1796. De Maistre non ha mai negato per il cattolico la liceità del giuramento massonico, anche se, a dir la verità, sui 40 anni, anche per influsso dei gesuiti di Pietroburgo, il suo giudizio nei confronti della massoneria è diventato un attimino più critico, ma non ha davvero mai abbandonato, diciamo, la sua inclinazione all'esoterismo massonico. Ora, almeno due provocazioni fondamentali ha suscitato la mia indagine sul volto esoterico di De Maistre. Innanzitutto, egli è davvero riuscito a realizzare una sintesi geniale e creativa tra ortodossia cattolica e massoneria, come sostiene il Dermingham? La mia risposta è assolutamente negativa. Rispondo che è impossibile essere al contempo cattolico ortodosso e autentico massone. La massoneria è l'avversario prima della Chiesa cattolica, a destra, a sinistra, non importa. Possiamo citare questo passo del Vangelo di Matteo. Quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, predicatelo sui tetti. Il cattolicesimo ha una natura esoterica, missionaria, pubblica. Invece l'esoterismo massonico è appannaggio di una ristretta elite di iniziati e di conseguenza non può che avversare un cattolicesimo, diciamo, di natura sociale popolare, come ha giustamente osservato anche l'autorevole scrittore Vittorio Messori. Ricordiamo in merito anche la condanna della massoneria pronunciata dalle bolle di Papa Clemente XVI nel 1738, Clemente XIII nel 1738 e Benedetto XIV nel 1751, condanne di cui il Savoiardo non ha, a quanto pare, mai tenuto granché conto, giacché continuava a considerare le società segrete, almeno quelle controrivoluzionarie di matrice anglosassone, utili alla religione trascendente. Tradizione primordiale, cristianesimo ringiovanito. Che dire in merito a questo? Chiunque sia fedele al magistero ecclesiastico, alla sana dottrina dei padri della Chiesa, non può ammettere alcuna tradizione primordiale, ma solo l'antica alleanza, Vecchio Testamento, e la nuova alleanza come compimento dell'Antico Testamento. Curiosamente, De Maistre, andando dietro alla concezione di una vaga rivelazione della rivelazione imminente, si subordina addirittura, lui visceratamente antiluterano, alla dottrina protestante del libero esame. E vediamo perché. Infatti, questa rivelazione della rivoluzione è talmente generica e fumosa che qualsiasi iniziato, a mio avviso, potrebbe interpretarla a modo proprio. E per Bacco, come potrebbe sorgere l'era di un rinnovamento del cristianesimo? De Maistre sostiene che due siano le alternative di fronte alla crisi di fine Settecento. O, diciamo, un risanamento, un ringiovanimento generale del cristianesimo, oppure la nascita di una nuova religione. Qui per rispondere al De Maistre, non abbiamo che da fare riferimento alle meravigliose osservazioni contenute nel diario di Søren Kierkegaard. Il cristianesimo è la cosa divina, l'antitesi della cosa umana. Il cristianesimo non è perfettibile e stabilire la sua perfettibilità è peccato di lesa maestà contro Dio e contro gli apostoli. Ammettere l'ipotesi di un'evoluzione o anche solo di un rinnovamento del cristianesimo è empio. Grazie.
Ringrazio vivamente il dottor Silvio Andreucci per questa illuminante, nel senso buono del termine, conferenza su De Maistre, che come si sa è un autore che piace, che tutti abbiamo in qualche modo letto, ma che può appunto riservare degli aspetti umbratili, ombrosi e anche molto 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 discutibili. Correggevo prima correggo la mia correzione, che il Papa era Clemente XII Corsini, e quindi ringrazio molto Silvio Andreucci per questa conferenza, che è nel perfetto stile di Radio Spada, perché come qualcuno dei nostri lettori si ricorderà, già in passato ci occupammo, tramite un'antologizzazione di scritti su De Maistre, degli aspetti esoterici del suo pensiero, insomma. Come si vede, in Radio Spada si combatte la massoneria anche dove meno si potrebbe trovare, che se ne dica o se ne pensi in taluni ambienti. La prossima conferenza si terrà la prossima settimana, o giovedì o venerdì. Invece la prossima conferenza del dottor Andreucci sarà in marzo e sarà dedicata, lo dico con un benefico rossore, alla mia persona, nel senso che sarà una specie di dialogo intervista tra me e lui, dove verrà lumeggiato il mio pensiero, oppure il mio non pensiero, se fosse preferito. Questo è quanto. Quella che avete ascoltato è stata la 478esima conferenza di formazione militante a cura della comunità politica ed umana della CAP, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Grazie a tutti per essere intervenuti.